Le due guerre in corso, in Ucraina e in Medio Oriente, agitano il vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea a Bruxelles. Sul conflitto tra Hamas e Israele, la partita diplomatica ruota intorno al linguaggio da utilizzare nelle conclusioni. L'obiettivo è quello di consentire l'ingresso di aiuti umanitari nella striscia di Gaza, senza però contestare il diritto all'autodifesa di Israele. Tra le opzioni semantiche sul tavolo, pausa o pause umanitarie, corridoi umanitari e cessate il fuoco, come richiesto dalle Nazioni Unite. We must urgently call for a humanitarian pause. I would add, as Prime Minister of Spain, that I would like to see a ceasefire for humanitarian purposes. But if we don't have that conditions, at least a humanitarian pause in order to channel all the humanitarian aid that the Palestinian population needs. We might use the exact same language as the United Nations uses, but I hope we will, as the European Union call for a humanitarian ceasefire, a humanitarian pause. I'm not obsessed about what language we use. What we want is the killing and the violence to stop. Più concreto il dibattito sull'invasione russa dell'Ucraina, a cui l'Unione non vuole far mancare il proprio sostegno nemmeno nel nuovo scenario geopolitico globale. Immer noch sehen wir jeden Tag die russischen Bomben und Raketen auf die Ukraine fallen, den furchtbaren Angriff Russlands auf die Ukraine mit all den Konsequenzen, und das wird auch wieder eine große Rolle spielen bei unseren Beratungen. Europa steht in der Frage, wie wir die Ukraine unterstützen und bei ihrem Kampf für Unabhängigkeit und Integrität auf der Seite der Ukraine. Ma sull'unità di intenti europea soffiano sinistri presagi. Il nuovo primo ministro slovacco, Robert Fico, ha annunciato prima del vertice che il suo paese non invierà più armi all'Ucraina e sembra allinearsi alla posizione del suo omologo ungherese Viktor Orbán, che all'arrivo ha rivendicato i canali di comunicazione che mantiene aperti con Mosca.